Beh, il caso delle pazienti mutate sono un po' un paradigma di quanto sia importante e obbligatoria la gestione multidisciplinare. Multidisciplinare vuol dire ovviamente avere degli specialisti dedicati, tra cui il chirurgo sanologo. Ed è molto importante perché ovviamente un chirurgo che oggi faccia oncologia sanologica deve conoscere le ricadute del suo operato, deve conoscere gli accertamenti, deve conoscere il fatto che queste pazienti o prima o dopo hanno degli accessi a delle terapie particolari. E quindi è fondamentale la discussione multidisciplinare di tutti questi casi e io credo che questo sia un grande indicatore per definire la qualità di un centro di senologia e quindi proporre alle regioni, proporre un po' a tutti gli organi regolatori di obbligare tutte queste pazienti ad avere un referto che definisca il caso di una discussione multidisciplinare. Assolutamente sì, è proprio su questo tema che mi ricollego a quello che dicevo prima. Un chirurgo o senologo oggi deve sapere se una paziente che può avere un rischio di mutazione lo è veramente, perché questo richiede un dialogo, richiede una discussione del proprio operato chirurgico con la paziente, sia che questa sia già malata di tumore al seno, ma voi pensate nel caso in cui questa sia semplicemente una portatrice sana, alla quale a volte bisogna proporre una chirurgia di riduzione del rischio. Quindi è molto importante sapere che cosa deve fare il chirurgo e sapere che può cambiare moltissimo il fatto di fare una chirurgia conservativa o addirittura una mastectomia nipple sparing, speriamo con ricostruzione bilateralmente. Se non è Torquay una community italiana volontaria che riunisce tutti i centri di senologia italiani ed è talmente importante, ha avuto talmente successo che oggi pensate all'interno di Seno Network vengono trattati quasi il 95% dei tumori incidenti in Italia, quindi è un dato molto importante. Spesso noi dialoghiamo ovviamente con questi centri e cerchiamo di avere informazioni e questo lavoro molto bello è stato proprio legato al tema del BRCA in queste pazienti e sono usciti dei dati, come dire, chiaroscuri sui quali c'è veramente tanto da fare. Uno di questi ovviamente è la diseguaglianza nord-sud nel proporre, nell'organizzare questi percorsi all'interno dei centri di senologia. Un'altra grande criticità che è uscita sono i tempi, la criticità nella tempestività di esecuzione del test e di un percorso dedicato della valutazione genetica. Anche qui ripeto, se non altro a centri che trattano almeno 150 casi, quindi centri importanti, e anche in questo caso abbiamo criticità nella gestione dell'urgenza. La paziente che ha importanza di conoscere se prima di un intervento chirurgico è mutata o meno, quindi tutto questo ha dimostrato una differenza tra nord e sud e una differenza a volte anche all'interno dei centri. Grande attenzione è stata fatta alla necessità, come dicevamo prima, di un mini council. Quindi di una discussione multidisciplinare almeno tra l'oncologo, il chirurgo e il genetista su questi casi, su capire a chi fare e a chi non fare. E ovviamente tenere conto, in modo particolare questo è uscito dalle linee guida AIUM, il fatto che nelle pazienti triplo negative è oggi obbligatorio sapere se hanno una mutazione genetica o meno. Questo non solo per le ricadute chirurgiche, ma soprattutto anche per le nuove chance terapeutiche mediche che abbiamo a disposizione. Quindi è stato un lavoro, una survey molto importante che per la prima volta su una mole enorme di casi ci ha dato delle informazioni su dove stiamo andando, qual è la fotografia reale italiana della situazione delle pazienti mutate gestite nei centri di senologia.